Pace, fratelli e sorelle. Chi vi parla è una coppia di sposi da 24 anni. Con voi vogliamo condividere la nostra grazia ricevuta qui al Santuario dell'Avvocatella il giorno 21 marzo. Il nostro cammino comincia in questo santuario a fine ottobre. Quel giorno per me una visione. La Madonna Avvocata mi appare in tutta la sua grandezza. E io da misero peccatore comincio il mio percorso di rinascita spirituale da convertito. Da quel giorno ogni incontro con la Madonna Avvocata nostra e con la benedizione speciale e l'intercessione del caro Padre Gennaro ha fatto sì che la nostra vita fosse completamente rinata e irradiata di luce e amore per Dio. Il 21 marzo, all'apertura del quadro miracoloso della Madonna Avvocata, durante la recita del Santo Rosario, chiedo la grazia alla Madonna di guarire mia moglie dal tumore. Improvvisamente vedo la Madonna che allunga la sua mano verso di noi e vedo mia moglie barcollare. Io, inginocchiata in preghiera, all'apertura del quadro, sento un forte calore pervadermi tutto il corpo. Vedo una Madonna Avvocata grandissima. Immergo i miei occhi nelle sue 12 stelle, nel suo meraviglioso viso. Ammiro tutto il suo splendido abito celeste. Vengo immersa in una contemplazione particolare della stella sul quadro dove la parola fede si illumina continuamente e mi chiedo: ma quante volte sono stata qui? Possibile che non abbia mai visto tutto questo. Il calore continua, è forte, le ginocchia mi dolgono particolarmente, ma mi costringo a non alzarmi. Solo la preghiera mi tiene in contatto con il mondo esterno. Il rosario finisce, io sento solo ancora quel gran calore. Vedo il mio caro padre Gennaro con un sorriso più grande del suo volto, ma non ho il coraggio nella lucidità per dire nulla. Torno a casa, tutta la notte ancora quel calore e una costante presenza nel cuore, nell'anima e intorno a me. La mattina seguente il mio risveglio. Non ho dolori, non mi fanno male le gambe, le braccia, le spalle. Non mi fa male camminare, non mi fa male respirare. Trascinavo ormai da settimane il mio corpo stanco, debole, dolorante, costringendolo a vivere e a non mollare, ma sentivo che non ce l'avrei fatta per molto. E ora, improvvisamente, non sento nulla, nessun dolore, nessuna stanchezza. Riscopro un corpo nuovo ed è una cosa stranissima, è una sensazione così nuova per me e mi chiedo: ma è mai possibile? A me, proprio a me. Ma è talmente evidente. È ovvio che qualcosa è successo e neppure i medici hanno potuto negarlo. La metastasi al fegato di 14 cm è completamente scomparsa dall'ultima ecografia fatta solo un mese prima. Tre medici hanno dovuto constatarlo. Nell'incredulità dell'uno e dell'altro, tutti presi a spiegazioni scientifiche, si sono dovuti arrendere alla mia dispiegazione. Il mio medico, Gesù, la mia cura, la Madonna Avvocata nostra, la mia medicina, la preghiera, il mio intercessore, il mio caro padre Gennaro, la nostra lode al Signore in eterno, guarite entrambi da un tumore fisico e spirituale. Grazie Gesù, grazie Madonna Avvocata, grazie Padre.